Freschi, secchi e congelati, e la gamma di conserve, tante specialità con tartufo bianco e tartufo nero di Bagnoli Irpino, senza glutine e senza conservanti in olio extravergine di oliva. Grande selezione di prodotti tipici irpini come salumi, formaggi e tante altre specialità gastronomiche del territorio. Cesti regalo per qualsiasi occasione. Central Funghi è ad Atripalda in Contrada Tufarole 25 e a Mercogliano in Via Nazionale Torrette 164. Central Funghi, specialisti della qualità. Cesti regalo con prodotti tipici irpini a partire da 15 euro. Oggi allenamenti a porte chiuse per preparare la sfida di lunedì sera. Il tecnico deve sciogliere i dubbi in attacco legati alla coppia con Paterno con Sgarbi che scalpita. Si infuoca il clima in vista del Monday Night. I supporter della Strega hanno caricato la squadra, i tifosi biancoverdi rispondono nel nostro sondaggio con fierezza. E poi l'attaccante che è tornato ad allenarsi, niente da fare invece per In Prota. Mariolo Iaco, vice sindaco di San Martino, ha riportato da allenatore biancorossi in promozione. I suoi festeggiamenti sono davvero virali sui social. Buon pomeriggio, benvenuti a Sport Channel News. In primo piano c'è il calcio, c'è l'Avellino, c'è il derby atteso di lunedì sera col Benevento. Allora, da oggi si chiudono le porte del Partenio Lombardi. Da ausilio squalificato rientra Rocca, ma c'è un dubbio che rende le notti insonni di Michele Pazienza. Scopriamo tutto nel primo servizio del nostro telegiornale. Il primo obiettivo, quello più importante di tutto, è non sbagliare più, cogliere al volo una grande occasione e riconfermarsi in un momento davvero positivo. L'Avellino affronterà il Benevento lunedì sera con un unico pensiero ben chiaro in testa: tenersi stretto il secondo posto, perché dopo il derby mancheranno solo due giornate alla fine del primo giro di giostra. Le notti di Michele Pazienza sono sempre molto insonni, i 10 gol degli ultimi 180 minuti lo spingono a non toccare la coppia d'oro Gori-Paterno, ma il talento, la fantasia, il tocco e l'imprevedibilità di Lorenzo Sgarbi troveranno spazio durante la partita, anche se un pensiero di impegnarlo come esterno sinistro, ma è solo un pensiero, Pazienza lo sta facendo. Come mezzala sinistra rientra intanto Rocca, d'ausilio squalificato, Ricciardi corre verso il recupero, Maliano sarà ancora una volta titolare come Cionic in difesa, eroe indiscusso dell'andata quando salvò sulla linea di porta negando a Marotta la gioia dell'1-1 a pochi secondi dal triplice fischio. In tanti in panchina scalpitano, Russo è Dall'Oglio su tutti, sale l'adrenalina, sale l'attesa e con essa la consapevolezza che il meglio deve ancora venire e che tutto può succedere. Allora, queste le ultime dal Partenio Lombardi. Intanto ieri i tifosi sanniti hanno caricato la squadra di Auteri. Come rispondono quelli avellinesi? Scopriamolo nel sondaggio che Maria Stanco ha realizzato questa mattina in città per noi. C'è il derby Avellino-Benevento lunedì sera. Facciamo vedere il video, questo. Questi sono i tifosi del Benevento ieri. È così che si preparano a questo derby.
questa è la squadra che ovviamente li ascolta molto interessati. Che cosa rispondiamo? Rispondiamo, dobbiamo rispondere anche noi un po', ma senza violazione delle cose, bisogna giocare e non darsi alle mani. Noi non dobbiamo né paura né tantomeno creare pathos per questa partita, la dobbiamo giocare perché per noi è indispensabile vincere, per loro con il calendario che hanno non penso che vengano qui per stravincere. Quindi mi auguro che sia la curva, soprattutto non faccia sciocchezze, e sia noi spettatori sostenere la squadra dal primo all'ultimo minuto. Guarda che loro vogliono vincere. Però? Sono cariche? Il messaggio è chiaro, certo, però vabbè, diciamo che noi ce la giochiamo in casa, quindi è nel nostro compito portare a casa la vittoria. E allora? Come rispondiamo? Ma noi tecnicamente, come tifosi, siamo nettamente superiori, pure come numero, perché loro si vogliono appellare che vogliono vincere, vogliono fare. È difficile oggi perché abbiamo la coppia di attaccanti più forte della Serie C. Certe dichiarazioni che sono state fatte dal presidente del Benevento, sicché si è premoreggiato che il Benevento c'è la storia, che è una squadra più forte, che sicuramente verrà qua e verrà a vincere. A me le persone poco umili poco mi piacciono. Quelli di Benevento devono solo andare a dormire, forza Avellino sempre. Quindi si vince? Sì, si vince. Sarete allo stadio? Purtroppo no, però ci saremo col cuore. Saremo sempre lì. Forza Lupi, vinceremo con il Benevento. L'importante è vincere, vincere bene, giocare bene e far divertire i tifosi. Anche perché se le premesse sono queste ci sarà uno spettacolo bello anche sugli spalti. Assolutamente. Sicuramente ci sarà più nulla, io purtroppo non ci sarò perché ormai sono fuori Avellino e la vedrò per televisione. Io penso che perdo il Benevento. Quindi ci lanciamo già verso un pronostico. Avellino Benevento quanto finirà? 2-0. Beh, pronostico 2-0. Va bene così. Per l'Avellino. Ce lo giochiamo. 3-1. Sappiamo anche chi segna? No, vabbè. E chi segna? I giocatori, come facciamo? Gori, Patierno, Sgarbi. No, mettiamo a Patierno, pare che sta segnando sempre. Avellino vince 2-1. E chi segna? Chi segna? Attaccante. Gori Patierno. Patierno oramai è come ha detto ieri Bergossi, che Patierno è l'attaccante più forte della Serie C. Sul fronte del tifo, i tifosi del Benevento sono belli agguerriti, lo hanno dimostrato con questo video. Oh Benevento, che vuoi fare sto Benevento? Sono agguerrito, non sono agguerrito, perdono. Allora, adrenalina alta ad Avellino ma anche a Benevento. Noi ci andiamo a collegare col nostro collega Domenico Passaro di Lab TV. Ciao Domenico, buon pomeriggio. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Allora, voi, carichissimi. Tutti. Adrenalina a mille a Avellino ma anche a Benevento. No? Ieri abbiamo visto le immagini dei tifosi all'antistadio che hanno caricato la squadra ma l'avevano già fatto dopo lo 0-0 con la Juve Stabia lunedì sera. Assolutamente sì. A Benevento la settimana del derby è chiaramente iniziata al momento del triplice fischio della fine di un altro derby che era per l'appunto quello con la Juve Stabia, che se non altro insomma ha dato qualche timido segnale di ripresa da parte della squadra di Auteri, che insomma sta vivendo un lieve periodo di flessione in termini di risultati ma soprattutto di produzione di gioco e dal punto di vista della produzione offensiva. Quindi il gesto peraltro inaspettato da parte della squadra della curva al termine della partita, con Amato Ciciretti davanti a tutti ad andare un po' a suggellare anche questo ritrovato compattamento all'interno dell'ambiente che insomma era un po' mancato nell'ultimo periodo, vuoi non vuoi, con un Benevento che comunque reduce da 3 anni comunque sportivamente parlando molto difficili da digerire, con la doppia retrocessione per l'appunto nel giro soltanto di 36 mesi, ed un campionato che specie per la sua parte iniziale probabilmente insomma aveva perso un po' il binario dell'ambizione e della dimensione della piazza giallorossa, e quindi il primo segnale al termine della gara contro le Vespe, dove
il Ciro Vigorito ha fatto da teatro ad un'altra promozione, ma era per l'appunto quella matematica della squadra di Pagliuca, un messaggio che poi è stato ribadito in occasione dell'allenamento a porte aperte di ieri pomeriggio. Allora, Domenico, io ti chiedo di restare con noi perché ci andiamo a vedere insieme proprio un confronto delle ultime partite tra Avellino e Benevento e lo commentiamo insieme. Il servizio è di Emanuele Caru. Cresce l'attesa per il big match in programma lunedì sera al Partenio Lombardi. Avellino e Benevento, attualmente a pari punti, si affronteranno per quello che sarà probabilmente l'incontro decisivo per la lotta al secondo posto. L'ultimo mese le due squadre campane hanno avuto un percorso inverso, con i Lupi che hanno recuperato 4 punti ai Cugini Sanniti. Gli uomini di Pazienza vengono da un mese tutto sommato positivo, con 3 vittorie contro Brindisi, Picerno e Turris, un pareggio casalingo con il Francavilla ed una sola sconfitta, quella rocambolesca di Giuliano. Impressionano i dati offensivi. Nelle ultime due partite i Lupi hanno segnato la bellezza di 10 gol, con Bomber Patierno in grande forma, 7 gol segnati nelle ultime 4. Dall'altra parte il Benevento viene invece da un mese negativo. Negli ultimi 5 incontri sono stati solo 6 punti conquistati, con 3 pareggi, una sconfitta e una vittoria, che adesso manca dal 16 marzo in trasferta a Giuliano. Nell'ultima sfida casalinga i giallorossi hanno salutato per sempre le speranze di promozione diretta, pareggiando con la Juve Stabia e regalandogli la caditteria. Lunedì quindi le due grandi deluse del girone C di Lega Pro si giocheranno il tutto per tutto per un secondo posto che vorrebbe dire accesso diretto ai quarti di finale dei playoff promozione, l'ultima spiaggia di Avellino e Benevento per la promozione in Serie B. Allora, Domenico, lo avevi detto tu, lo ha ribadito Emanuele nel servizio, nelle ultime 5 partite, 6 punti per il Benevento. L'Avellino ha fatto 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta, la differenza dei gol è tanta, ma in partite come queste si azzera un po' tutto, un po' già in vista playoff, e c'è in palio il secondo posto, non ce lo possiamo dimenticare. L'Avellino dà il suo vantaggio di aver vinto lo scontro diretto al Vigorito, ma poi il tempo diventa sempre più poco, perché comunque alla fine, dopo il derby, appunto, mancano solo 2 partite. Forse il derby, il calendario del Benevento è leggermente più difficile. Beh, il discorso del calendario diventa, secondo me, relativo quando sei soltanto a 270 minuti dal termine del campionato. Dipende anche dal significato che poi vuoi dare a questi ultimi 3 step della regular season, che naturalmente significano tanto e per Benevento e per Avellino. Un campionato che però vive anche di momenti, perché secondo me, ma lo dicono anche i numeri, Benevento e Avellino in questo momento stanno vivendo 2 momenti diametralmente opposti, perché se esiste un Benevento prima e dopo Auteri, devo dire che in questo momento esiste anche un Benevento prima e dopo Lanini, e questo periodo dell'infortunio dell'attaccante ha fatto sì che emergesse nuovamente una criticità che in realtà aveva contraddistinto la squadra giallorossa già nella precedente gestione, vale a dire quella di Andreoletti, che coincideva però anche con l'assenza in realtà dell'attaccante, che è arrivato soltanto nel mese di gennaio. Quindi queste ultime 3 partite, posso dire che dal punto di vista del Benevento, significheranno soprattutto cercare delle alternative e magari anche delle sperimentazioni che in qualche modo possano tornare utili per poi gli spareggi promozione. D'altra parte invece l'Avellino sta vivendo un periodo di forma importante. Il discorso del calendario, ti dicevo, è anche relativo, perché lo sapete meglio di me, insomma, certo. Il rendimento dei Ti voglio lupi. Fare una domanda importante. Lanini ieri si è rivisto, noi abbiamo detto, e forse ci è sembrato più un po' di pretattica, oppure ha possibilità di andare in panchina? Te lo chiedo perché tu vivi ogni giorno di allenamenti e segui il Benevento. Non ha preso parte alla partitella, lui effettivamente sta bruciando le tappe, però mi rifaccio anche alle dichiarazioni di Auteri prima della partita della Juve Stabia, quando ha detto che in un momento determinante come questo, se deve rischiare, non vuole assolutamente correre nessun rischio che in qualche modo un infortunio possa protrarsi. Da qui infatti poi il segnale dell'assenza di Pinato, per esempio, nel derby contro la Juve Stabia, e io credo che continuerà a seguire questa filosofia anche per altri giocatori come Lanini e come lo stesso Improta, che, come detto anche nel precedente servizio, insomma, è stato vittima di una distorsione alla caviglia. Eventualmente entrambi potrebbero essere convocabili,
ma considerato il fatto che poi ci sarà un mese o più, ci si augura tutti, insomma, che si possa arrivare fino in fondo, è chiaro che ritengo che Otero, insomma, non correrà rischi in queste ultime tre partite. Questo riguarda Lanini, riguarda Improta e riguarderà probabilmente anche qualche altro giocatore. Grazie Domenico Passaro di Lab TV, ti aspettiamo lunedì al Partenio Lombardi. Grazie a voi. Grazie, grazie Domenico, buon lavoro a te. E allora parlavamo di attaccanti con Antonio Tedeschi, abbiamo riassunto un po' il confronto tra quelli biancoverdi e quelli delle streghe. E conto alla rovescia per il derby tra Avellino e Benevento, che mette in palio il secondo posto in classifica. Sarà la sfida nella sfida per le due formazioni. Dopo le prime 35 giornate di campionato, Irpini e Saniti hanno mandato in rete ben 18 giocatori ciascuno. Un dato considerevole che fa delle due formazioni regine del Girone C in questa particolare classifica. Catania e Crotone inseguono a quota 17, con lo stesso passo che in terza serie è retto soltanto dal Mantova, Atalanta ante il 23, Triestina, tutte formazioni appartenenti al girone A. Il vero dato eloquente riguarda certamente l'attacco. L'Avellino ha due giocatori in doppia cifra, Patierno 19 sigilli e Gori 11. Sul versante giallorosso il solo Lanini ha realizzato 6 gol. L'attaccante, arrivato a gennaio dalla Reggiana, è stato un fattore per i Sanniti, ma quando si è fermato, la macchina da gol del Benevento si è inceppata. A distanza di appena 3 settimane, l'attaccante si è rivisto nuovamente correre con i compagni di squadra. E questa la gradita sorpresa che hanno trovato i tifosi alla seduta a porte aperte di ieri pomeriggio all'antistadio in Briani. Le sensazioni positive degli ultimi giorni hanno trovato quindi conferma che l'ex reggiana potrebbe tornare presto tra i convocati. Insieme a Lanini, nella classifica spiccano Ciano con 4 gol, Ciciretti e Ferrante. In attesa appunto di Lanini, anche contro i biancoverdi sarà fatto affidamento soprattutto alla fantasia di Ciciretti e la sua voglia di emergere, abbinata alle qualità tecniche di Perlingieri. Quest'ultimo che avrebbe meritato il gol già tra i professionisti contro il Monterosi, e positiva è stata la sua prova offerta contro la Juve Stabia lunedì sera, con l'insuperabile Thiam a negargli la gioia della rete nella prima frazione di gioco. Allora è venerdì, c'è calcio d'inizio 18:30 con Sabino Giannattasio, Marco Ingino, tanti ospiti, le ultime sul derby tra Avellino e Benevento, ma anche su tutte le altre squadre del Girone C della Lega Pro, 18:30, ripeto, in TV e su tutti i nostri canali social. È un doppio ex Leo Criaco, ma non ha nessun tipo di dubbio. Tifa Benevento, lo ha Avellino. Lo ha intervistato per noi Sabino Giannattasio. Sono tanti i calciatori che nel corso della storia hanno giocato sia con i Lupi che con le Streghe. Tra loro Leo Criaco, l'ex difensore calabrese, ha vestito entrambe le maglie ad inizio degli anni 2000. Criaco fa le carte al derby di lunedì. Sì, diciamo che è una partita importante per diverse motivazioni. Diciamo. Uno perché è un derby, quindi entrambe le squadre vogliono portarla a casa, l'altra proprio per i punti. Tutto sarà battaglia in campo perché è una partita importante. Affrontarla non è. Dipende, ognuno è fatto a modo suo. Per quanto mi riguarda, sono partite che si affrontano come se non ci fosse domani. Quindi vediamo che succede. È normale che, ripeto, l'Avellino ha sempre quel piccolo vantaggio dello scontro diretto d'andata, quindi, ma non si possono fare ragionamenti particolari. Di conseguenza penso che c'è poco da sperimentare sulla preparazione, dove si dovrebbe andare in automatico con tutte le forze che ha uno. Su cosa conterà di più per affrontare questa sfida? Ma soprattutto la testa, ma perché la testa conta sempre, se alla fine la testa non è carica, giusta, ma serena. Può fare brutti scherzi pure alle gambe. Di conseguenza penso che la testa è fondamentale. Parole al miele per i due presidenti. Sì, diciamo che sono due presidenti che hanno fatto entrambi grossi investimenti. Due, secondo me, almeno per quelle due persone per bene, al di là di tutto che Vigorito vuole vincere ad Avellino e D'Agostino vuole posizionarsi al secondo posto, è un suo diritto permetterlo, però sono due persone per bene e quindi è giusto così. Sicuramente hanno fatto grandi investimenti e logicamente
puntano decisamente a tornare il Benevento in Serie B e l'Avellino andare in Serie B. Sui suoi ricordi biancoverde e giallorosse, su chi farà il tifo, Criaco, è chiaro. Ma i ricordi sono, tra virgolette, agli opposti. Diciamo che Benevento ha avuto grosse difficoltà inizialmente, poi, tra virgolette, ha finito bene, ho fatto bene, però è normale che ci sono dei periodi molto bui a Benevento, per quello che mi riguarda. Avellino, come ho detto, degli opposti, non posso dire niente, mi sono trovato integrato e trovato benissimo, e quindi sin dall'inizio, quindi non ho che dire, è normale che se devo fare mente indietro e fare dei ricordi, sono molto più legato ad Avellino che a Benevento, per l'Avellino decisamente, ma non solo, spero che onestamente torni in B, perché ma proprio è giusto così, al di là di tutto è una squadra che io tifo, quindi al di là che ci ho giocato mi sono affezionato, cioè, quindi decisamente Avellino. Mario Loiaco a San Martino Valle Caudino è una celebrità, è l'allenatore della squadra che ha riportato in promozione dopo diverse stagioni ed è anche il vice sindaco del comune irpino. Le sue esultanze stanno facendo il giro del web. Alfonso Marrazzo. A San Martino Valle Caudina è una star, l'allenatore, il vice sindaco della squadra e comunità locale, nonché storico tifoso dell'Avellino, il Ferguson della Valle Caudina, lui che assomiglia in quello che fa Luigi Fresco, storico patron della Virtus Verona e allenatore degli Scaligeri, che da massimo dirigente allenatore ha scritto storie importanti nel calcio professionistico. Parliamo di Mario Loiaco, che in settimana ha ricevuto anche complimenti da parte di Fabio Tito, capitano dei Biancoverdi, che ha elogiato il gruppo biancorosso, approdato in promozione con due turni di anticipo, vincendo il duello con Vitulano e Sporting Ponte di un altro ex biancoverde, Nicola Ciotola. Ecco come ha coniugato la vita da allenatore ed amministratore comunale. Certamente non è stato facile, però grazie all'aiuto della società, del presidente, ma anche degli amici amministratori, non c'è stato il cosiddetto conflitto di interessi. Anzi, abbiamo remato tutti dalla stessa parte, abbiamo cercato di ridurre al minimo quelli che erano i problemi sia a livello burocratico ma sia anche a livello gestionale per quanto riguarda la squadra. Basti pensare che all'interno della società ci sono anche consiglieri di minoranza, questo per far capire che l'intento era unico, l'obiettivo era unico e quindi si è remato tutti dalla stessa parte. I video girati dopo ogni successo e quello dopo la vittoria del campionato hanno fatto il giro del web e sono stati condivisi in tutto il mondo. Sapete chi ha vinto il campionato? Lui che nel 2021 alle elezioni sbancò ai seggi con 348 preferenze promette alla comunità sammartinese un nuovo Pignatelli. Terminato il campionato che ci vedrà nell'ultima gara il 20 contro l'Ariano, grazie all'amministrazione comunale, al sindaco, a Pasquale Pisano e a tutti i componenti, abbiamo intercettato un finanziamento qualche mese fa per il rifacimento del manto erboso del campo, un restyling degli spogliatoi, e si cercherà di fare il possibile per fornire il campo di torre fari che consentiranno gli allenamenti in notturna. Un finanziamento importante, mancano pochi spiccioli per il milione di euro, e che sicuramente darà un volto nuovo al campo, ma soprattutto darà la possibilità al San Martino futuro in promozione di poter essere seguito da più tifosi possibili. Parliamo di basket con la Delfes che punta dritta al quarto posto. Domenica alle 18 c'è la sfida contro la Gemi Montecatini e Federico Burini, play irpino, suona forte la carica. È andato in scena il recupero della 26esima giornata del girone A del campionato di Serie B nazionale fra la GECO Consulting PSA Sant'Antimo e l'Arkham Libertas Livorno.
Un match che interessa da vicino alla Delfe Saverino, essendo i partenopei coinvolti nella corsa playoff e a pari punti in classifica 34, come la compagine di coach Alessandro Crotti. Al centro sportivo della cittadina napoletana ad imporsi è stata la formazione labronica per 78-86. Il risultato consente alla stessa Saverino di poter ambire alla quarta posizione in graduatoria, ma dovendo innanzitutto battere in trasferta domenica alle 18 la Gema Montecatini e sperare in più di un passo falso delle dirette concorrenti. La carica è arrivata nelle scorse ore da Federico Burini, pronto appunto per la gara di domenica contro Montecatini. Loro arrivavano a questo appuntamento molta meno pressione, perché comunque era una squadra che puntava alla salvezza, squadra giovane, e quindi diciamo che vedevano il canestro un po' più largo rispetto a noi. Quindi giocavano con più leggerezza e infatti hanno fatto anche, soprattutto i primi due quarti, canestri molto difficili che ci hanno messo in difficoltà. Siamo stati bravi a reagire, siamo stati bravi poi a imporci fino agli ultimi tre minuti, dove purtroppo è risuccesso lo stesso calo che qua in casa ci ha contraddistinto in molte partite, però alla fine abbiamo spuntata con delle grandi giocate individuali. Andiamo a Montecatini con la priorità di portarla a casa, perché il quarto posto, visto come è andata l'annata, sarebbe un grande successo secondo me, ma più che altro anche per vincere, per staccare le inseguitrici e comunque confermare il quinto posto, che non sarebbe male. Allora, ora parliamo di Tonia Romano. Ve ne abbiamo già raccontato la settimana scorsa, lei è vigile del fuoco, è atleta di Taekwondo, è anche un personaggio noto nel mondo della TV, aveva partecipato all'Isola dei Famosi, poi non si è sentita bene, ha deciso di lasciare il programma e ora ha fatto un video per tranquillizzare tutti, amici e fan. Eccomi, volevo salutarvi, volevo ringraziare tutti coloro che hanno avuto un pensiero per me e mostrarmi, per dire che sono abbastanza serena, sto abbastanza bene, vi aggiornerò nei prossimi giorni appena rientrerò in Italia e niente, volevo ringraziarvi per i tanti pensieri avuti nei miei confronti. Con un breve videomessaggio sui profili social personali, Tonia Romano tranquillizza tutti. Dall'Honduras, lei che doveva rappresentare l'Irpini al noto reality show L'Isola dei Famosi, che però per motivi di salute ha dovuto rinunciare alla ribalta nazionale dei riflettori. La trasmissione, giunta alla 18ª edizione condotta da Vladimir Luxuria, che va in onda su Canale 5, non avrà come concorrente la Vigile del Fuoco. Sarebbe stata la 36enne di Avellino la seconda irpina a partecipare al reality più duro della TV, quello dedicato alla sopravvivenza e lo spirito di gruppo. Nel 2007 infatti Nicola Canonico da Avella aveva preso parte alla trasmissione, arrivando addirittura terzo con il 58% delle preferenze. Anno magico per l'attore del mandamento, perché nello stesso periodo girò anche la fiction Donne Sbagliate con Virna Lisi e Nancy Brilli. Tonia Romano, che in città e provincia aveva già debuttato di fronte alle telecamere presentando degli show regionali, ma soprattutto Tonia è stata grande protagonista con il film Bronx 80-146 Nuova Squadra Catturandi, scritto da Rico Torino e diretto da Riccardo Avitabile. La Romano, ironia della sorte, si trova ad essere una donna di camorra, la spietata Donna Teresa, moglie di un boss in carcere, ed è lei proprio per questo motivo a reggere anche le sorti del clan. Un peccato, perché il mondo dello showbiz negli ultimi anni e negli ultimi tempi ha visto l'Interland avellinese sempre più protagonista, con Pierpaolo Siano, DJ e corteggiatore di Ida Platano, Uomini e Donne, con Maria De Filippi, e Carlo Siano, che ha fatto breccia nella trasmissione Temptation Island di Filippo Bisceglia e che ha girato anche il suo primo film, Il bambino con il fazzoletto bianco. Al via la seconda edizione della Domenica Sportiva, non è la nota trasmissione Rai, ma è una bella manifestazione di sport. L'appuntamento è il 28 aprile ad Atripalta.
Seconda edizione della Domenica Sportiva il 28 aprile ad Atripalda, dalle 10 alle 13 via Roma e piazza Umberto I diventeranno area pedonale, dove persone di ogni età potranno divertirsi con le varie attività sportive, tra cui volley, basket, yoga, spinning e scherma. Invitate tutte le società e le associazioni sportive della cittadina del sabato. Sì, lo scorso anno fu un evento inserito nel cartellone del Giro d'Italia, è stata la prima volta, è stato un evento prova, che però ha funzionato benissimo. Abbiamo riempito le strade di via Roma e di piazza Umberto I di tanto sport e tante associazioni sportive. Ma l'evento non è aperto solo ai cittadini atripaldesi. È un evento di sport, è un evento di promozione sportiva, di promozione dello sport, quindi sicuramente in primis sono state invitate le attività, le associazioni sportive di Atripalda o che operano ad Atripalda, e in seguito però, visto l'importanza dell'evento, ci siamo allargati anche al resto della provincia e del capoluogo, in collaborazione anche con col CONI, quindi con l'aiuto di Saviano. Atripalda che si conferma città dello sport. Sì, si conferma città dello sport, mi fa piacere insomma che passi questo messaggio all'esterno. Ci stiamo impegnando tanto, sia con iniziative, appunto con eventi sportivi, sia nel riqualificare diverse aree sportive che la gente vuole e cerca. Con voi abbiamo visto l'area fitness outdoor di via Tiratore, che sta funzionando veramente, veramente alla grande. Siamo contenti e fieri di quello che abbiamo fatto e che continueremo a fare. Atripalda, Monte Falcione, dove il 20 aprile farà tappa il Giro Mediterraneo Rosa. Anche quest'anno Monte Falcione ospiterà il Giro del Mediterraneo in Rosa. Sabato 20 aprile è la seconda tappa che collegherà appunto il comune irpino a Torre del Greco. 5 tappe, più di 638 km, 2 regioni attraversate, Campania e Puglia, toccando il Mar Tirreno e l'Adriatico, 131 partecipanti per un totale di 22 squadre, 14 nazioni rappresentate e provenienti da ogni continente. Sono i numeri dell'edizione 2024 del Giro Mediterraneo Rosa, la competizione ciclistica femminile che si configura come la seconda gara a tappe più importante d'Italia. La kermesse, in programma dal 18 al 23 aprile prossimi, è stata presentata all'Hotel Gold Tower di Napoli. Presenti per l'amministrazione di Monte Falcione il consigliere allo sport Fabio Petruzziello e l'assessore Domenico D'Arelio. Il Giro Mediterraneo mi è piaciuto, diciamo. Beh sì, diciamo che è diventata una caratteristica primaverile di Monte Falcione. Comunque io volevo portarvi i saluti del sindaco Angelo Antonio D'Agostini e dell'intera amministrazione. E comunque no, in effetti siamo diventati una caratteristica, ormai una consuetudine del Giro del Mediterraneo in Rosa. Questo è il terzo anno consecutivo, come giustamente ha detto l'amico, e poi tecnicamente siamo l'unico paese che rappresentiamo la provincia di Avellino, e questo è un attestato ancora più di stima da parte degli organizzatori. Ci teniamo molto a questa manifestazione perché è un ottimo biglietto da visita ed è una grande promozione per il territorio, per il turismo. Venerdì 19 si corre la Fratta Maggiore Terzigno, poi sabato la volta di Monte Falcione Torre del Greco, 103 km 6. Domenica 21 aprile si passa in Puglia con la Barletta di 122-300 km. Lunedì Castelnuovo della Daunia, Castelnuovo della Daunia, in un circuito di 31 km 980, da ripetere ben 3 volte. Conclusione martedì 23 aprile con la tappa Foggia-Motta-Montecorvino. Allora, questa è la nostra ultima notizia, però potete continuare a seguirci sui nostri canali social sempre aggiornati per voi. Alle 18.30 c'è il calcio d'inizio, alle 19.30 c'è il telegiornale. E allora grazie a Maurizio da Porzio in regia, voi da casa, per la cortese e paziente attenzione. Restate con noi.